Che non c'è due senza tre, no, noi c'era già successo due volte. Ancora, ora ci siamo, sì, ora siamo in diretta, ora? Ok, scusate, noi, sì, in backstage. Noi ci è già successo due volte, quindi ti ho detto, ma sentivo perché ci è successo a Udine e a Salerno. Avevano cambiato allenatore quella settimana e noi la domenica si inciampò e si quelli danno il 200%. E noi si pareggiò due partite, a Udine 0-0 e a Salerno la partita con la Salernitana 2-2. Sì. E ieri me la sentivo col patto di Mihajlovic, questi va a sapere quanto si impegnano, porro. E infatti così è andata. Infatti si sono impegnati. Impegnati al massimo, oddio, che c'entra, siamo tutti dentro, va bene. Anche noi, neanche... Anche i nostri si sono impegnati, solo che è mancata... È mancata come purtroppo, sono già 3-4 domeniche che sì, si vinceva 1-0, 1-0, stentando nel segnato, diciamo. Magari non subivi, non facevi partire a quell'altro, però non segni. Non ci sa, questo è il problema. Sì. Che non si riesce a segnare. Non si riesce, perché quando troviamo, quando si trova, è fatto caso, il problema persiste. Forse chissà, non abbiamo giocatori adatti. Quando troviamo le squadre che non ci danno profondità, che si chiudono, noi si fatica, sì, sì, perché non riusciamo, non abbiamo un gioco, non, sa, soprattutto non, è ne, non abbiamo nessuno che riesca a trovarti, sì, la giocata. Lo strano è che non si riesce, anche volendo sulle fasce si riesce anche a saltare l'uomo, si riesce a fare cross davanti, volevano un Bulici, sa, Giroud, Ibrahimovic, volendo anche Rebic quando gioca, cioè colpitori di testa, non è che non ci sanno anche quelli, però stranamente o più un verso o un altro, te ne parlano, so che è questione anche un po' di fortuna, quello sì, a volte 3-4, fai 3-4 reti con 7-8 tiri, a volte fa 30 tiri e ne fa nemmeno uno. Sì, sì, quella c'è mancata anche quella, perché il primo tempo l'abbiamo presa, loro hanno avuto un'occasione grossa, forse sì, due, da 30 metri, andiamo, sempre tiri a 30 metri, oddio, aveva filata bene, ha fatto una bella parata, ma andiamo, però insomma... Però sottirinati da sì, contropiedi, perché sì, loro, quelle sono squadre che ti hanno fatto due contropiedi e poi si sono più avvicinati là. Quello ci sta che ti sfuggano, d'altronde così. E, si come per esempio Inter-Napoli giocarono peggio, sia l'Inter soprattutto della Juve, però vinse 1-0. Napoli le fece 3, va bene, però anche la terza la fece quando proprio dava al massimo l'Atalanta per pareggiare. E poi e sì, anche lì poi se si parla, già tutto a favore dell'Atalanta. Solo che io l'ho detto anche nel mio video che ho fatto, che cioè, la vittoria del Napoli non è che bisogna dire che ha dominato l'Atalanta, perché l'Atalanta ha giocato. Certo. L'Atalanta ha pestato giù. Noi si dominò, si andò sul 3-0, poi finì 3-2, ma noi si andò sul 3-0 nettamente, proprio si dominò l'Atalanta, Bergamo, tutta un'altra partita. Poi dopo ci ebbero per rigore, lì con quello che cascò in terra e gli rimbalzò nei piedi e poi andò con una mano e gli dettero rigore all'Atalanta. A noi ieri ci è successa la stessa cosa, è cascato in terra uno, sì, sì, poi gli è picchiata nel braccio. Dice no perché prima gli picchiare l'altra parte, insomma, e poi l'ultima fu, c'era il 3-2, lo fecero perché c'era quel fallo che fece, lo fece Leao, che era con difesa, sì, cioè che dettero il fallo, cioè quello si liberò di Leao, no, non ce lo fischiarono facendo a favore, sì, facendo fallo, e non ci fischiarono quel fallo, venne fuori la rete, non ce lo dettero a favore e loro fecero il 3-2. Sì, ma insomma sì, una partita che quest'anno, mi dava chiusa. Quest'anno tanto, guarda, la linea è questa ormai, le direzioni sì, di gara, le VAR, con noi è così, come in Europa, come in campionato. Non hanno preso detta bene, niente. Con noi cambiano tutti i regolamenti. Intendiamoci, i punti importanti erano quelli di con l'Udinese, se pareggiano con una mano. Quello con la Spezia è incredibile, si segna il 2-1, non ce lo dà, segnano loro il 2-1 al 96, insomma
sono situazioni che pure non volevi, potevano essere quei punti che ora ti tranquillizzavano un po'. Infatti siamo stati tanto penalizzati. Ma anche vincendo ieri, purtroppo dopo i risultati. Enrico. Dopo i risultati io pensavo che il campionato sarebbe stato duro vincerlo, perché ci sta un calendario tremendo, ci sono state le partite fuori casa, valori, anche se fuori casa ho fiducia perché Milan ha sempre giocato bene, quasi a Firenze. Sì, sulla carta potrebbe essere facile, però da una parte, dall'altra parte è Torino che c'ha di quello Juric che non ti regala niente. No, Torino, per amor di Dio, a Torino non c'ha vinto nessuno. Poi, capito, Torino. Poi ospiterai il Genoa. Sì, e Genoa ancora c'ha speranze. No, ma il Genoa è una squadra tremenda, perché aveva fatto le ultime 8 partite, 7 pareggi e una vittoria. Ieri ha perso a Verona perché hanno segnato dopo 5 minuti, ma io riguardavo le statistiche che danno, i tiri in porta sono stati gli stessi, il possesso palla proprio del Genoa. Quindi è una squadra che va presa con le pinze, così, perché è una squadraccia. Ma poi soprattutto deve andare a Roma con la Lazio, che a noi non ci dice mai bene la Roma con la Lazio. E anche la Lazio è come il Torino, sono due squadre che in casa sembra non perdano mai, non hanno mai perso. Quindi sono due squadracci. La Verona ci ha già perso due campionati. Ora l'ultima con Sassuolo, sai, dipende come sta in classifica, insomma, quella una partita, se no sarebbe una partita anche quella che affronta ora. Solo che l'ultima è un po' relativa, non sai quello che ti può servire. Sì, ma poi come devi considerare, cioè devi considerare, bisogna tenere presente che ora con Torino e Genoa devi fare punti. Poi con la Lazio ci arriverai. Tanto subito dopo ieri ci è andata male. Ieri ci è andata male, abbiamo lasciato 2 punti per strada. Però con Torino e con Genoa sono squadre che le può fare punti. Sì, sì. Magari con pizzico di fortuna pione, episodi a favore. Cioè, e poi siamo sempre. Oh, perché io sento di già addio campionato, addio sogni scudetto, ma siamo in testa. Diciamo che l'anno scorso io a questo punto no, ma il 4 dalla fine, quando si perse in casa con Sassuolo, disse addio Champions, non ci si va più in Champions perché si era da andare a Torino e a Bergamo con l'Atalanta, e poi si va a casa col Cagliari, disse ormai non c'è niente a fare perché si può vincere anche col Cagliari, per le altre due andare a raccattare 2 punti è già tanto. E invece addirittura si vinse sia a Torino con la Juve, sia a Bergamo con l'Atalanta, e si pareggiò in casa col Cagliari, diciamo, sì, no? Sì. Però anche lì mi davo un Milan spacciato per la Champions, perché si erano tutti lì attaccati. Invece, abbiamo dimostrato, perché ora, appunto dico, tutti quanti mancano? 7? Ne mancano 7. Come mi sento di sogni a Dio, sogni di gloria, no, sogni, ma di cosa? No, siamo noi, primi. Appunto. Sogni di gloria sono già questi, perché lottare fino alla settima, la settima partita della fine, essere in testa ci ha fatto un campionato eccezionale, perché noi siamo già sicuri praticamente di andare in Champions, e quello era l'obiettivo. E invece quest'anno era difficile anche entrare tra le prime 4. Sì, ormai l'obiettivo deve essere anche lo scudetto. E trovandosi lì è logico che devi lottare per lo scudetto. Che poi è una posizione di forza, siamo noi. No, non nell'Inter Napoli. Noi siamo avanti, quindi se si vince, perché loro possono anche vincere tutti, ma se li vincono tutti è bravi loro, che ti devo dire? Capito? A meno che non si vincono tutti anche noi. Anche per loro, sono sicuri di vincerle tutte. No, poi le partite non sono mai facili, no? Per esempio, Napoli ce n'ha 2 in casa, però sai chi c'ha? Domenica c'è la Fiorentina e poi c'è la Roma. Io spero tanto in Mourinho, no? Siccome ha rimesso in sesto sta Roma, che faccia sia il risultato a Milano con l'Inter e sia a Napoli con Napoli, no? Facesse almeno il pareggio, riuscisse a portare via il pareggio di là. Sarebbe... Ma infatti, la posizione di forza siamo noi, anche se per un punto. E poi bisogna considerare che l'Inter ancora deve recuperare quella partita. Sì. E sarebbe, mettiamo che la vinca, sono meno uno, però siamo sempre avanti di un punto. E poi è detto, noi non siamo sicuri di vincerle tutte, no, ma nemmeno loro, ma neanche loro. Capito? Io almeno, magari perdi. È per questo che perdere non lo so, perché ho fiducia, sul reparto difensivo ho fiducia ora, e quindi infatti vedi, sono già 4 partite che non si subisce gol.
e quindi sul reparto difensivo ho abbastanza fiducia. E che mi fa paura è davanti, che non si riesce a segnare con facilità, anzi, no, è facile, schetta pareggio. Però poi se ti trovi una squadra che ti fanno... E magari sta un pochino più aperta, che ti ecco lasciano, perché noi quest'anno, come l'anno scorso oltretutto, si è fatto più punti fuori casa che in casa. Perché ci sa forse quel tipo di gioco che quando si chiudono non ci in sa, qualche modo non riesci a sbloccare. E chi ci mancherebbe? Ci manca un trequartista. Perché Diaz non è all'altezza. Sì, si incarta, si intriga da solo. Uno lì che ti smuova un po' ci vuole. Ci vuole uno che ti trova al varco, che ti pesca la giocata. Noi dai, siamo all'incirca, siamo sugli stessi punti dell'anno scorso, no? Sì. Uno più, uno meno, quello che è, insomma, siamo lì. E quindi questo che ti dimostra? Che noi a livello italiano, con questa squadra, perché praticamente è la squadra dell'anno scorso, siamo con questa squadra più di quello forse non si può fare, perché noi così si fa già dei bei risultati, no? Più di quello però non si può fare, quindi ti manca qualche elemento chiave, ti manca, no? Insomma, non è che sia una squadra che possa fare tanti salti, però a livello italiano può combattere. Ma poi l'attacco li giochi con due quarantenni, uno 41 anni, l'altro quasi 30. No, ma quello senz'altro quest'anno provvedono a trovare una punta. E uno quasi 37, eh. L'anno scorso hanno provato con uno rotto, cioè tante volte, non si sa mai, no? Con Pellegrini, uno giovane che vede un po' se... E tutto sommato le difficoltà l'hai passate, anche con due punte che sono sì, a notte. E poi soprattutto ti è mancato Rebic. Ieri sera l'ho già rivisto meglio, eh. Quindi anche lo... Capace si è tramfase Rebic, eh. Sì, ma ieri sera l'ho visto inserirsi negli spazi e mettere palloni dentro di continuo. Ma purtroppo vedi, se ci sono Leao e Giroud che giocano in forma, insomma, in condizione da poter giocare, poi giocare uno se, di loro. Se devi giocare con Messias in quel modo, sposti Leao a destra e a sinistra ci metti Rebic. Sì, ma insomma il spostamento non è che in campionato, ognuno deve giocare nel suo ruolo. Perché io ve lo dico questa live, io sarei per spostare, anzi, ora per un paio di partite io darei fiducia a Ante Rebic, perché ieri sera ho già rivisto quei suoi guizzi, con le sue finte di corpo, andare sul fondo in profondità, mettere palloni dentro l'area di rigore, e vorrei... E io farei rifiata un pochino Leao, perché Leao mi sa che secondo me si è un po' riammorbidito troppo, invece secondo me servirebbe anche un cambio, così Leao un attimino si rilassa, si schiarisce le idee, e questo Rebic che secondo me possiamo entrare nella fase Rebic del campionato, queste ultime partite. Io lo proverei, intanto a Torino, lo proverei a posto di Leao, e Leao lo farà entrare dopo, poi vedendo come va la partita. Cioè non è detto che ti vada la partita come vuoi, e a che punto faresti tra Leao. Però io darei che io c'ho sta affare di Rebic, l'ho visto ieri sera, mi è riapparso quello che conoscevamo, sapete? Mi è riapparso quello che conoscevamo. Comunque, cazzo, due punti persi, ma ci sta il campionato, è così, le stagioni sono così, e le partite, non è detto che tutte ti vadino per il verso che vuoi, perché ci sono anche gli episodi, ci sono tutto. Io ora a dire a attaccare la squadra, sì, magari con le sostituzioni sono stati fatti dei cambi, come per esempio Bennacer, che secondo me non meritava di essere tolto, forse avrei tolto Tonali, perché in effetti sembra un po', anche un po' con gli impegni della nazionale, sti pezzi di merda che l'hanno fatto giocare male, vabbè, sembra un po' sgonfio, avrei preferito sostituire lui e tenere un Ismaelino in quel modo. Poi boh,
sto Messias peccato, ok, nome, ciao, questo Messias peccato che ha grandi qualità tecniche, fisiche, ma non ci siamo con la testa, non ci siamo, ancora gli manca quel che di carattere, la fase caratteriale, perché è molto discontinuo, ieri si è visto quasi per niente. Diaz, anche lui, qualità tecniche indiscutibili, e però siamo al stesso discorso di Messias. Sono giocatori discontinui, in questa fase sono discontinui, anche lui fa parecchia confusione tra le linee, tra il centrocampo attacco. Non fa quello che dovrebbe fare, non fa filtrapalloni, non crea occasioni, tante volte perde palla perché poi ci rimette anche col fisico. E insomma, però nel contesto, no, sto continuando il discorso, nel contesto la squadra c'è, perché se no te non eri lì, non eri lì primo in classifica. A lottarti. Sì, sì. No, ma ti ho detto a livello italiano, sì, ma se si vuole fare un po' di salto di qualità, e logicamente poter vincere lo scudetto, quest'anno è stata un'annata che l'Inter si era un po' indebolita, insomma, poi c'era da organizzarsi per il nuovo gioco di Inzaghi. Ora ha detto la Juve ha fallito lo stesso all'inizio, poi però si è ripresa, quindi. Perché già è tutto l'allenatore. Giocherà bene, ma ti guarda come aveva preparato la partita, sì, con l'Inter. Sì, prossimo anno, però il prossimo anno se ricostruiscono la squadra intorno a Vlahovic, so cazzi. Sì, c'hai due squadre, capito, che teoricamente sono superiori se non ti rinforzi. Quell'altro ci lotti, poi lotta voglia con Napoli. Poi il Napoli quest'anno c'ha anche problemi di rinnovi, c'ha problemi finanziari, quindi non lo so. Vai, prima parte. Tra poco. Che l'inizio di quella di prima non mi è piaciuta. Avevamo troppi intermezzi. Allora, io dicevo, no, ti ho detto, mentre eri su, torniamo al discorso, che io magari già col Torino fare riposare un po' Leao, visto che come tipo di ruolo, come il ruolo anche Rebic è quel ruolo lì, insomma, no? Sì, largo, sì, da profondità. Sì, sì. E quello che ho visto ieri sera mi è sembrato un Rebic che inizi a riavere i suoi colpi, perché l'ho visto sempre andare sul fondo, dare profondità con le sue finte di corpo. Avrà messo mezzo 10-15 palloni forse, no, tutti appetibili, solo che ci è mancato la cura dei difensori del Bologna, sì, del portiere. Poi uno che logicamente dipende come si svolge l'azione, ma in mezzo all'aria senz'altro è pericoloso, insomma, è uno che si approfitta anche delle ribattute, è uno che martella poi, se ritrova la condizione, se ritrova l'andle, è uno che martella a continuazione là davanti. Ma in effetti ora i giocatori ci sanno tutti, si è giocato tutto il campionato sempre con 4-5 assenze importanti, meglio ora che ci sanno tutti, bisognerebbe al massimo. Io penso che, cioè, a distanza ci potrebbe servire questo, anche se ho 7 partite sole, però sono 7 partite che devi dare il tutto, no? E queste altre squadre non lo so se saranno in grado di poter dare tutto. Sotto quell'aspetto, secondo me, siamo un po' avvantaggiati, però, detto, è sempre discorso che ci sanno degli incontri un po' balordi. Poi bisogna considerare che quando giocano con noi giocano tutti col coltello tra i denti. Sì. Poi partiamo in svantaggio con le decisioni arbitrali, con la VAR, mai tutto l'anno che è così, e tutto da scapito, no. Però cazzo, vuol dire che, che qualcosa di buono ci sa sta squadra. Sono punti che sono importanti, per esempio ho detto con lo Spezia e con l'Udinese sono importantissimi, ma mi viene di qua, però soprattutto era importante anche il pareggio con Napoli, che dici, ti ho detto la rete si era fatta, insomma,
deve essere regolare che la ma non tanto per il punto il più, quanto a parità di punti se era un vantaggio noi con Napoli, sì. Invece ora è un vantaggio qui per la differenza reti, che ieri è stata incrementata, ieri sì, non si era vicini come differenza reti, non si era lontani, infatti speravo di avvicinarmi come differenza reti, invece ci siamo allontanati. No, sicché no. Non ci potrà fare affidamento. No, perché per farci affidamento devi sperare che loro pareggino e non si vinca, e da vicino, non quel caso, sì. Perché anche una rete per porta, ma là a quel punto c'è bisogno, perché segno che non si prende 3 punti e loro ne prendono uno. A meno, cioè, bisognerebbe noi vincere, vince tutte e due, loro vincono 1-0 e noi si vince 3-0, ecco, insomma, recuperi i colpetti lì. Sì, non sì. È semplice, visto no. Poi come si sta andando ora in attacco, non ci, io mi contenterei se si vincesse 1-0. Capito? Basta vincere. Sì, capito, basterebbe vincere. Perché visto con l'Empoli. Guarda, preferivo una partita come ieri, preferivo aver sofferto come con l'Empoli. Come in altre occasioni, che invece come ieri, che fa la partita 90 e passa minuti e la palla non vuole entrare, è uno strazio in quel modo. Invece magari giochi male, però riesci a segnare, sai che sì. A fine anno sei accorto di mai tiri fino alla fine, finché poi, invece cavolo, sei giocato, occasioni, tiri, io penso che il pallone ha soffiato vicino al pallo, entro qua, due tiri di Hernandez, sono passati lì, quel pallo ancora. La fiducia ce l'ho nel mio, perché ho fiducia parecchio in difesa e vedo che non si prendono gol, quindi diciamo prima o poi un golletto lo fai, e però ho visto che... Sì, ma poi dicevano... Perché, ma tutti nel mezzo stanno. Tutti nel mezzo delle biciclette. Visto quello, lo volevo sorpassare, ma è venuto in mezzo. Poi bisogna dire che sono alla ricerca di difensore. Botman sembra che sia accordo raggiunto, che a breve faranno l'ufficialità. Dicono, ma c'è bisogno, poi c'è un Calulu in quel modo, poi rientra. Ma il problema, ci sono parecchi punti interrogativi, perché Romagnoli sembra che vada alla Lazio. Romagnoli se ne va. Sì. Kier, che ha 34 anni, anche lui, non lo sa come ti rientra dal crociato a una certa età, bisogna vedere. È anche vero che gli interventi e anche la riabilitazione non è più quella di prima, ora è più, molto più efficace per il sì, corpo. Io penso però, che... sai, no, non mi dà pensiero, anzi la sua esperienza senz'altro servirà. Allora se poi invece no. Gabbia lo vogliono da un prestito. Per fargli fare esperienza. Forza, no, e ti rimani se sguarnito, prendi, se prendi Botma, insomma se prendi un centrale, è logico che. Ma niente non cambia, no, perché eventualmente c'hai sempre Calulu che lo puoi adattare, più che adattare lì lo puoi adattare a Terzino, perché lì mi sembra sia proprio adatto, già, ormai si è già adattato. Sì, sì, centrale. Poi ci avresti lui, Tomori, Kier, Botman, avresti già 4 difensori sì, centrali, sì. Il problema va sul terzino sinistro, che sembra che Ballo Touré sia bocciato. No, Ballo Touré non lo tiene. Sia stato bocciato sì, da Maldini. E a quel punto devi andare a ripiegare. Preso Botman e devi andare a ripiegare su un terzino se trovi un terzino efficiente ci vuole, perché Hernandez ogni tanto entro la squalifichetta la rimedia, perché col suo modo di giocare la munizioni rimedia perché spinge parecchio in avanti e quando è costretto a difendere qualche ballo con più lo fa, si fa trovare dietro se va non porta e anche di testa ogni tanto schizza, ogni sì, tanto schizza via, ma... però a centrocampo dice che Adli non convince più di tanto, ma... a Bordeaux, i colpi ce l'ha. Lì quest'anno giocano una squadra che lotta per non retrocedere, ci sta tutto, capito? Che sia già la squadra che non ti aiuta per niente, quindi... A colpi ce l'ha,
perché ho visto qualcosa e i colpi ce l'avrebbe. Su quello ho fiducia, perché gioca, ti ho detto, quest'anno giocano una squadra che lotta per non retrocedere, e quindi non è facile. Te però se vuoi fare il prossimo anno all'altezza, vuoi fare Champions League o altri presupposti, te devi, per esempio Renato Sanchez, devi fare questo sforzo, lo devi prendere, perché che si va via. Anche quello spesso è volentieri, fortunato in ogni modo. Però è uno che ti dà, è uno con esperienza. Ha girato il Bayern Monaco. Renato Sanchez, se lo prendono, lo prendono, diciamo, in sostituzione, teoricamente in sostituzione del ruolo di Chiesì, no? Più basso, no? Sì. Insieme a Tonali, magari. Però noi ci manca sempre il regista, lì non lo so se può fare il trequartista, sembrerebbe più trequartista che giocare arretrato, però non lo so, via, quello che c'è da più, loro lo sanno, per noi non si può sapere. Ma in modo tanti sforzi ne può fare, perché noi siamo tagliati fuori, non ci sono degli ingaggi che non possono superare quel tot cifra, no? Lo vedi, non si può andare sopra i 6 milioni, c'è niente da paura, ancora lasciamo perdere i primi. Ne hanno dati 7 in questi anni, però per il resto più di 6 milioni non ti danno, e quindi i pezzi buoni buoni è difficile che vengano al Milan, no? Ci sono tante squadre che gli danno di più, e quindi pezzi buoni buoni per Milan è difficile, spende soldi, non ne vogliono spendere anche per l'acquisto, quindi si dovrà riadattare una squadra così, se non ti esce qualche campione da giocatori che lì per lì no, sono un po' meno bravi, ma in modo ci sono dei giocatori che stanno, hanno dimostrato di essere in crescita, potrebbero migliorare ancora, perché hanno, sono giovani e possono migliorare, prendi Tonali stesso, prendi Leao, e questi sono giocatori che possono migliorare tanto. Poi sembra ci si avvicina anche l'arrivo di Origi, quello del Liverpool. Origi, quello... Belotti. Noi ci servono. Ma Belotti a me non mi convince. Se è Belotti di ora, no, ma Torino di ora che sì, è ritornato. Non mi convince rispetto agli ultimi 2 anni, no, che ha fatto, per amor di... ma non mi convince nemmeno prima, quando si parlava già di Belotti. È un giocatore che mi è rimasto sempre un po' così e così, un po' broccione, no? Mi ha dato l'impressione di essere sempre un po'... Però là davanti... farebbe spallate a destra e a sinistra, sì. Capocciate da anche nei pali. No, lottirebbe quello di... Ma se no c'è l'Asetic, sta a giocare con la primavera. Sì. E ho visto qualche spezzone e mi sembra che si stia inglobando bene. E secondo me quello ce l'ha colpi, Ha fatto un assist di tacco. Pure è un po' troppo giovane, però sai, d'altronde anche all'estero te le vedi che... buttano a 18 anni in prima squadra e diventano campioni, insomma diventano dei giocatori importanti. Secondo me da una parte la società sta agendo in modo giusto, perché siccome in Italia hanno il vizio di bruciarli giocatori, giornalisti, media, televisivi, e questo è su basso profilo, zitti zitti, ratti, questo lo fanno integrare in Italia, sì. Capito? Sì, ma infatti perché non ci considerano mai tra le favorite, no? Per vincere il campionato. Quest'anno addirittura si era al quinto posto, diciamo, perché c'erano Juventus e Inter e Napoli avanti, e poi c'erano Atalanta, Milan, Roma e Lazio che lottavano per un quarto posto, sì. Di cui la favorita era l'Atalanta, no? Quindi il Milan viene... Perché? Perché non c'ha i nomi, capito? C'ha dei giovani che potrebbero diventare, però... non so ancora, quindi è logico, anche se compri una persona di 30 anni che più di 30 anni che ha un nome, sì. Allora quella squadra dice questo è forte, guarda chi ha preso, e invece no, cioè, l'acquisto migliore è stato quello della Juve di Vlahovic, è logico che è giovane, ma tutti quegli altri giocatori che si prendono dall'estero che hanno 30 anni, non è detto che siano meglio di quei giocatori che c'ha il Milan, capito? Giovani. No, ma perché poi alla fine siamo sempre lì. Ti ho detto, poi la dimostrazione te la dà il campo. Non si può parlare, tanti possono chiacchierare a bambe, però alla fine poi il campo quello che dirà. Questo qua se lo fanno entrare in prima squadra in orbita, che sembra che con la primavera stia facendo delle belle cose. Entra bene. No, vabbè, il contesto di squadra e l'allenatore poi, vabbè, diciamo bene.
non era buono da giocatore, perché allenato. E il contesto di squadra, cioè, ne sta facendo bene quel ragazzo. Ora piano piano lo inseriranno. Sì, vedrai, perché se no lo brui in Italia, rischi di bruciare giocatori giovani. Invece qui hanno adottato questa politica. Poi c'è anche la responsabilità che ti sta a giocare in campionato, cerchi di far con quelli di esperienza, non puoi schiaffare ragazzi. No, infatti, ecco perché ti ho detto, il Milan purtroppo non c'ha soldi per poter, se no io le comprerei un paio di giocatori già più anziani, non di 40 anni come Ibrahimovic, ma 32, 33 anni, gente di esperienza, sì, che sì, ti dia e se poi ti devi, la mano. Se poi ti devi affidare a un ragazzo di 18 anni per vincere il campionato, quando ti mancavano, a quel punto preferisco tenere Rebic in punta, certo, e cercare con quei, certo, hanno più esperienza. No, è come se la Juve, che ha fatto un colpo eccezionale con Vlahovic, però se dovesse pensare di vincere il campionato o andare avanti in coppa perché c'è Vlahovic, se lo scordi, capito? Ci sì, vuole sì. Dietro ci vuole una squadra con una certa esperienza. Sì, infatti. Infatti ora gliela costruiranno sicuro. Certo, è come Holland, okay. Eccezionale Holland, ciao, però sì. Anche Holland è... Però vedi il Borussia intanto prende certe scopole. Scopole. E poi in quello non gioca quasi mai. Sempre, anche quello è pieno di problemi fisici. Secondo me ha sovraccaricato troppo. Quest'anno è già in vista di partenza per guadagnare un sacco di soldi, però, e quindi il Borussia non importa una sega. Quanto da noi in bene? No, sì. Quelli non sono adatti. Ci vuole tanto per prenderlo e tanto per farlo giocare. Via, ciao. Ciao, no, ci sei a te. Ciao William. Ragazzi, questa live... Allora, questa è la seconda parte della live che ho fatto on the road. Ora la caricherò qui su IGTV, lì come si chiama, poi le scaricherò e le pubblicherò sul mio canale YouTube, eh? Praticamente le caricherò come una live intera. Qui ovviamente ho fatto due parti perché abbiamo dovuto staccare un attimo per scendere e niente, spero che se l'ascoltate, se andate sul mio canale YouTube, date un'occhiata, insomma, che vi piaccia il contenuto e i contenuti che trovate sul mio canale, ok? Comunque, raga, non è detto niente, non è finito niente, non si è perso niente, siamo sempre in testa al campionato, siamo sempre primi, calma, calmi tutti, partite storte ci potranno essere per noi, ma come anche per gli altri, eh? Non è che solo noi, perché non è detto, non può essere detto. Ecco, paese deserto, bello, bellissimo, bello bello. Si vede una gatta, questo sole.
Ciao.